Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplayed. Oggi siamo su Dead Age 2, gioco che costa su Steam 17,99 € e gioco per cui devo ringraziare il buon Evil2205 per avermelo regalato qualche settimana fa. Lo proviamo insieme per la prima volta. È un survival, un gestionale survival, dove abbiamo all'inizio la creazione del nostro personaggio. Volevo farlo pelato, ma va bene. Facciamo così, stile. Perfetto. Allora, cominci con un'armatura leggera indipendente e uno stendardo della fazione di O. Ah, Independence, ok. Ok, non possiamo ancora scegliere questa cosa, perché non possiamo ancora scegliere una delle fazioni perché va sbloccata. Quindi lo iniziamo normalmente, si va a tentativi, insomma ci sono gli aggiornamenti che è possibile poi aggiungere. Ah no, adesso possiamo già sceglierla. Ok, abbiamo tre medaglie da spendere, quindi aggiungiamo un Ranged Combat, un Medical e c'è anche il Technical. No, facciamo il Melee Combat. Spazio per confermare, Tab per uscire e quindi abbiamo speso le nostre medaglie disponibili. Non, negli upgrades avremo anche la possibilità di raggiungere determinati obiettivi. Per sbloccare, credo, anche delle le fazioni. Ok, qua abbiamo. Avrei voluto mettergli forse due in arma. Comunque, vabbè. Difficoltà normale, hardcore, casual. Facciamo normale le opzioni per il gioco. Insomma, quello che ci dice il gioco è se cambi qualcosa di questo, diventa tutto più difficile. Possiamo saltare la intro, ma noi ce la giochiamo. Ora siamo alla selezione dei talenti, armi contundenti, armi a taglio, ad arma, sì, hunting, engineer, engineer, pistola o shotgun o rifle, prendiamo questo, abbiamo alertness, biology, handiwork, survival, le varie cose, facciamo questo, ci aiuta a fare meglio la guardia, aumenta la rank nello scout, aumenta la chance di trovare di aver successo negli eventi in cui dobbiamo scassinare qualcosa. Io accetto e inizio il gioco. Alcune decisioni che tu prenderai influenzeranno la storia. Scegli in modo saggio. Questo è il consiglio che ci dà il gioco all'inizio. 10 anni fa è iniziata la zombificazione, l'outbreak, vabbè, c'è stato caos e milioni di morti, miliardi di morti. È stata la più grande catastrofe mai vissuta dall'umanità. Un piccolo gruppo di sopravvissuti hanno scoperto una cura e iniziano comunque a cercare i sopravvissuti nel mondo. Molte fazioni sono emerse negli Stati Uniti, nessuna di loro si fida delle altre. I più grandi territori sono stati reclamati dalla former US Army, che è la più equipaggiata, è meglio, insomma. E gli smugglers, quindi gli smugglers sono i non saprei farabutti, insomma, si hanno stabilito basi in profondità della foresta e le montagne. Alcune umane indipendenti hanno tentato di costruire rifugi per i cittadini non affiliati con nessuna di queste fazioni, ma hanno fallito. I mo non morti sono tornati dopo alcuni anni, le orde sono tornate, la piaga è stata rinnovata, lavando via le farm, le fattorie e i campi dei rifugiati, lasciando solo polvere. Cene, scusate, e ok, va bene. Country Road. Tu sei indie. Senti un caldo intenso. Attraversi la strada, Country Road, la strada della campagna. Hai ricevuto un messaggio radio da Jack. Intende stabilirsi in un nuovo campo sicuro per sopravvissuti nei recenti attacchi. Il gioco non è in italiano, ma l'avete già capito. Incontro sempre questi mostri quando voglio andare in giro. Ok, dobbiamo prendere l'inventario. Le armi e i vestiti potrebbero avere fino a 3 modifiche.
dipende dalla qualità. I simboli sopra l'arma rappresentano le loro modifiche. Ok, livello 1, livello 1, livello 1. Per avere più informazioni, passa il mouse sopra un'arma. Ah no, 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 devo passare il parametro. Ok. Sì, infatti qua ci dà tutte le info, qua ci dà tutte le info. Selezioniamo il fucile, il coltello. Abbiamo due coltelli. E questo cos'è? Hunter ammo, rifle ammo. Ok, tab lascio. Perfetto. Equipaggiando un oggetto durante un combattimento usa un puntuazione. Sono veloci, hanno due action point. Allora, no, abbiamo quattro action point. Scegli il combattimento a distanza, ogni arma. Ok. Allora, una volta equipaggiata tua perception, il tuo valore di perception aumenta il danno da distanza. Il tuo attributo è mostrato direttamente sotto il tuo personaggio. Ah, ok, abbiamo i vari parametri qua riportati sotto. Più informazioni sulle skill sono disponibili nel basso a destra. L'icona ti dice il costo, le munizioni richieste. Ok, quindi possiamo fare bladed, quindi l'arma tagliente. No, facciamo rifle. Ok, e attacca. Ci dice che userà un action point. Userà tre proiettili e ci garantisce un punto adrenalina, che non so cosa sia. Scusate, ma se... Vabbè, io attacco. Ground, salvo, non so cosa sia. Possiamo decidere anche... No, noi contro di loro. Ok, attacca il crawler. Tre colpi gli abbiamo dato. Gli nemici sconfitti potrebbero lasciare il loot dietro di loro. Trovare alcuni materiali da crafting e va bene. E alcune bende per la mano. Take all. Sì, va bene. Take all. Take all. Tengo premuto. No, volevo prendere tutto. Ah, col destro. Ok. I vestiti riducono il danno inflitto dagli attacchi fisici. Ok, quindi prendo le bende. Ok, abbiamo preso dei bossoli. Sono bossoli, non sono proiettili. Ok, si va avanti, ci si continua a muovere. Ancora alcuni non morti. La tua arma è già equipaggiata, dandoti abbastanza tempo per sparare prima che gli zombie che si muovono piano ti raggiungano. Le statistiche direttamente sotto il tuo personaggio sono state aggiornate per a riflettere accuratamente la tua difesa che è aumentata dai tuoi wrap. Infatti vedete che abbiamo il 2%. Va bene, rifle, attack, selezione lo zombie. Io sparo a Bitten Farmer. Io vorrei sparare a... No, posso sparare solo al crawler, vabbè. Tre colpi. A grazing shot, only... Ok, posso avanzare più vicino o aumentare le mie stat per colpirlo, insomma. Il tuo avversario è troppo lontano per melee. Potresti correre addosso, ma saresti a corto dei tuoi action point. Usa focus e aspetta che vengano più vicino. Questo ti ricompenserà con un punto addizionale. Allora, io clicco, aspetto. Grazie per focalizzare e per concentrarti ai tre action point. Potresti attaccare 3 volte. Più tardi, più action point possono essere usati per attivare più abilità più potenti. Prima dovresti muoverti più vicino. Solo i personaggi di fronte a... Con il nemico di fronte possono usare gli attacchi melee. Muoversi avanti costa un action point. Switcheroo. Un po' alla Darkest Dungeon. Ogni attacco semplice, sia a distanza che melee, aumenta l'adrenalina del personaggio. Puoi
Puoi ora eseguire due semplici attacchi, ma la tua adrenalina, il tuo livello di adrenalina corrente, che dovrebbe essere questa col toro, ti permette di rilasciare, cioè di utilizzare, di sfogare una skill di adrenalina, risultando molto potente in termini di danno. Ricorda in futuro di aumentare. Ok. Ho capito, ma come faccio a usarla? Non me la fa usare. Bladed Weapons. Ah, Blade Thrust. Produce 10%. Cavolo, vai. Ok. Aia, mi ha fatto anche un critico. Abbiamo usato il punto adrenalina. Ouch, che male, che colpo. Ci hanno fatto un critico. Bladed Weapon, Attack. Infatti, vedete che adesso non abbiamo più l'abilità, abbiamo solo Attack. E non abbiamo più l'abilità dell'adrenalina. Possiamo attaccare ancora perché abbiamo un punto. Attacchiamo. E non è morto. Ci fa un altro critico. La tua energia è sotto il 30%, rendendoti vulnerabile. Fai attenzione: i zombie possono infettarti usando skill speciali, che possono anche ridurre la tua forza difesa, le difese, insomma, e le difese sull'infezione. Hai 2 punti rimasti, infatti abbastanza per 2 semplici attacchi. Eh sì, facciamo meno danno adesso, mi sta dicendo, quindi. Allora, guarda, gli attacchi melee possono essere bloccati risultando, diciamo, ridotti della metà di danno fatto. Il blocco e l'attacco critico del tuo avversario è mostrato in alto a destra. Lo zombie sopravvive ai tuoi attacchi e può ora infettarti. Che devo fare? Scegli la tua abilità difensiva per metterti in guardia contro gli attacchi infetti. E come faccio a mettermi in difesa? Mi metto in defensive stance. Mi ha fatto comunque male, sono messo maluccio. Puoi fare 2 attacchi ancora. Puoi ucciderlo direttamente sotto di te. C'è un display del danno che tu farai. Il numero è rosso e attualmente abbassato perché sei vulnerabile, quindi sotto il 30% di vita siamo vulnerabili. La tua armatura dell'avversario l'armatura del tuo avversario, ecco, sono riuscito a connettere, perché ovviamente non capisco niente quando mi metto a tradurre, può essere calcolata contro il danno. Ok, quindi che vuol dire? Cioè, in pratica io ho rischio di morte. Ok. Lui ha ancora. Ah, io posso fare 63 di danno e lui ha 88 di vita. Quindi con 2 attacchi ce la possiamo fare. Dobbiamo fare comunque più di 40, 50 almeno. Sì, direi che ce la facciamo. Sarà in grado di abbattere il tuo opponente nel fin. Ok, evita per le prossime volte di fare errori fatali. Infatti, dovremmo ucciderlo. Infatti, ok, andiamo avanti. Bello, sei sopravvissuto per il rotto della cuffia, ma sei vivo e con una lunga via di fronte a te. Improvvisamente, dei lamentosi zombie si sentono in lontananza, una grande orda arriva nella strada, hai il cuore in gola e ti nascondi accucciandoti nei cespugli. Un'orda è un vasto cluster di zombie che appare, muove avanti la posizione verso la posizione del Jack's Camp. Hai solo pochi giorni per preparare la location per la difesa. Ti prepari a non perdere la speranza. Sì, va bene. Nel frattempo, sembra.
Sembra che sia passato poco tempo da quando tu e il tuo migliore amico Steven affrontavate l'apocalisse, avete barricato voi stessi in una casa, siete resistiti alle grida, va bene, anni di esperienza ti hanno portato, ok, va bene. Jack, sei tu? Steven, è tutto ok? Il tuo look sembra di te, è messo malissimo. Oh, va bene, dai, iniziamo a saltare un pochino, perché sennò... La mutation, l'inflation. Ok, questo è. Poi non so se uscirà una traduzione. Per il primo capitolo di Dead Age non è mai stato tradotto, da quanto ricordo. Comunque, la meccanica è quella di muoversi con mappe di questo tipo. Quindi si può andare, vedete, da dove ci troviamo ora. Col tab si passa alla base, ma al momento non abbiamo. Beh, abbiamo tutto qua. Quello che abbiamo in termini di soldi, di acqua, di cibo, di materiali e di scrap. Qui abbiamo varie cose che non sono ancora utilizzabili, a parte il main menu, perché qua è tutta la gestione della base con i vari membri che possediamo. Quindi, come vi dicevo, si può gestire una base. Ora si può andare direttamente lì e affrontare lo scenario. E quindi questo è quello che faremo. Abbiamo trovato dell'acqua. E si continua così a scorrimento. Allora, qua si può switch row, quindi si può cambiare. Alla Darkest Dungeon, volevo dire. Blunt Weapon. No, ma non voglio Blunt Weapon. Non abbiamo, tu non hai, scusami. Pardon, back, no, no, mi vuol far fare questo per forza. E sono proprio vicini adesso. Sì, qua ci sta spiegando che ho fatto più danni dell'altro perché era uno dei due, era corazzato. Steven è level uppato, è aumentato di livello, è aumentato, niente, si sente più forte, insomma, e farà più danno. Blunt Weapon, attacchiamo il Soldier. Non sto facendo abbastanza danno a questo. Sono non soldati non morti, armati. Avrei notato che hanno un attacco da vicino. Sei livellato, avrai la possibilità di imparare una nuova skill per aumentare i tuoi attributi. Vai all'inventario. Dopo che tu hai aumentato un attributo 10 volte, ti costerà più punti. Fai attenzione a non spendere tutti i punti solo da una parte, insomma. Ora aumenta la tua potenza per poter fare più danno. Quindi c'è qua Power. Ah, qua ci fa più danni. Ok. Un sopravvissuto deve imparare varie skill. E quindi devo andare qui. No, no, conferma, conferma, conferma. Vabbè, facciamo così. Ok, e prendiamo l'abilità di ingegnere. Ah, me lo sta facendo fare mirato come cosa. Leva. Perfetto, confermo. Prima di selezionare una skill hai bisogno di essere in un attacco a distanza che richiede una certa switch row. Quindi vado lì, così lui rimane lì in balia del tizio. E ora vediamo che cosa facciamo. Noterai un simbolo per l'armatura attaccato al. Ok. Ah, praticamente. Cioè, non me lo dice, ma. Cioè, dovremmo vedere sotto di lui un simbolo, quindi di un fuoco, tipo difesa fuoco 10%, difesa fisica 120%. Quindi da qui sappiamo che lui è poco protetto sul fuoco. Quindi da qui facciamo un Molotov cocktail, via. Ok,
Ok, perfetto. Lui si prenderà danno. Ok, bravo, bravo, bravo. Mi piace, mi piace, mi piace. E si va avanti così. Oh, abbiamo finito. E abbiamo esplorato questa cosa. Non abbiamo ancora una base al momento, infatti non è cliccabile nulla. E qua abbiamo il Jax Camp e ci arriviamo. Ed è l'inizio, diciamo, del nostro camp, dove dovremo poi fuggire perché l'orda sta arrivando qua. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Buono vederti ancora. Il tuo migliore amico Indy dovrebbe essere qui presto. Vabbè, insomma, saltiamo un po' perché. Perché qua inizia una delle cose più interessanti. Perché c'è il giorno 1. In pratica ci si va a muovere, come dicevo, un po' alla Disworld Smine of Mine, insomma, non mi ricordo mai come si chiama. Outfit, Forge. Questa sarà la base. Qua è cantina, il baretto, dove ci sono le quest da fare. Crafting for beginner. Tabli. E qua le fazioni. Tac, quest. Va bene, Tabaliv. No. Vabbè, andiamo qua. Troverai più categorie. Ok, qua invece abbiamo, sì, le categorie da potenziare. Abbiamo punti da mettere. Che vedete che ne abbiamo 9, ma qua ci costa troppo e non ce lo fa mettere. Ah, ma dobbiamo andare qua. Ok, selection. Ah, qua l'abilità di survival. Ok, mettiamo survival. Basta. Confermo. Chiudo questo. Sì, certo. Ok. Va bene, adesso andiamo a vedere che ci farà vedere tutta la costruzione della base. Qua si cucina. No, si cucina una mazza, si fa smithing. Il crafting, quindi la possibilità di creare armi, armature, munizioni, insomma, c'è la notte. Hai fatto. Ok, abbiamo passato del tempo, quindi c'è anche l'amministrazione del tempo da fare. Abbiamo fatto esperienze, siamo saliti di livello 3, facciamo più danno ancora. Qua abbiamo la stazione delle comunicazioni. Interessante questa cosa perché si può fare. Possiamo cercare intorno che cosa dobbiamo. Cosa vorremmo trovare? Se acqua, cibo, munizioni, medicine. Water. Ok. Giorno 2. Abbiamo trovato una location, due location con acqua. Probabilmente questo invece contiene parti. Qua abbiamo la mappa dove possiamo andare, uscire e spostarci in alcuni punti strategici particolari. E vediamo. Cliccando qua. Che ci spostiamo e poi ci muoviamo qua. Qua abbiamo un salame, ma noi dobbiamo prendere acqua. Dovremmo andare a prendere acqua, ma no, andiamo lì. Vabbè, c'è una minaccia. C'è il lago. Sì, vabbè, possiamo trovare cose in giro per recuperare sfruttando l'ambiente, trovare magari dei materiali da crafting piuttosto che per salvarci. Ok, mi sta dando suggerimenti, attacchiamo. Qua è tutto guidato, quindi è tutta la parte che si può saltare tranquillamente all'inizio. Ma ciao. Ah, lui ha smesso il fucile a pompa e ha iniziato a attaccare.
Sì, diciamo che il Rage ci sta dicendo che si sta caricando per fare una mega mossa, quindi ci mettiamo in stance e attacchiamo. E infatti, vedete che ho fatto il mega attacco, ma ho retto abbastanza bene. Sì, stanno facendo ancora qualcosa. Io adesso attacco, adesso seguo, diciamo, quello che mi dice. Ok, è morto. Ora attacca. Cavoli, hanno un botto di vita sti qua, eh. Poi vabbè, adesso il combattimento non è guidato minimamente, cioè è guidato, non è libero, non è minimamente libero, quindi non possiamo fare sbagli, ci basta cliccare quello che ci dice il gioco. Ovviamente una volta che il tutorial finisce sarà tutto in mano nostra. Ovviamente qua prendo il fucile anch'io. Ovviamente non c'è bisogno che in un video come questo io vi mostri tutto quello che c'è perché... Sicuramente per apprezzare un gioco del genere dovete essere fan delle apocalissi zombie, dei survival e dei base management e quindi starete, se già appassionati, starete già andando a vedere la pagina Steam, lo so. Tab back to base, yes, man. Ok, succede? Ah, c'è l'attacco di notte. Strutture di difesa. Ah, possiamo costruire. Anche abbiamo costruito la stanza dello scout prima. Si può fare una stanza qua. Ok, ho scelto una cosa. Queste sono scelte molto più da fare. A chi lo lanciamo? Akira. E Akira che è quella armata. Ok, questo combattimento è un po' più libero perché abbiamo anche le difese davanti a noi, quindi possiamo temporeggiare un po'. Però aia, anche l'altro dietro mica scherza, eh. Bravo. Possiamo combattere. Attendiamo. Perché hanno distrutto la barricata. Quasi. E poi a breve saranno qua vicino. Quindi attendiamo. Così riguadagniamo dei punti azione. Mamma mia, ma ci stanno sdomando. Dovremmo prendere un medikit, come ci diceva il tutorial. Ok. Blunt weapon. Brute strike. Perché. So, non abbiamo adrenalina, ma va bene. Che male. Allora, questo dai. Possiamo attaccare ovviamente solo quelli in prima linea, quindi non siamo messi bene, io ho paura. Il mio fucile a pompa è più utile in short range. Eh sì, mamma mia, due in un colpo solo. Rifle. Ground salvo? Io ce l'ho con lei. Però anche lui era meglio che aveva il fucile. Defensive stance. Ho 55 di vita, sono praticamente morto. Sono morto sì adesso. Sì, mi sta dicendo che devo usare il medikit, ma... infatti, medicine e medicina. Vai. Ok. E poi facciamo... Rifle. Ah, ma si sono alzati, non sono morti sti qua. Mamma mia, il combattimento sembra parecchio, parecchio complesso, devo dire. Però così morto sto qua.
Non abbiamo più materiale crafting per fare le molotov, per quello che non me le dava. Comunque, attacca lui che è quasi morto. Ammunition. Ah, mi fa scegliere il tipo di munizioni. Ingegneria molotov. Vediamo un attimo se ha protezione. Allora, questo qua è andato ormai. Io lo lancio ancora su di lei. Dovrei attaccare lui. Dagli una ribattuta che è a 3 punti vita, cacchio. Cavoli. Siamo immortali perché probabilmente è il tutorial, ma... infatti, cioè, è morto adesso. Dai. Rifle. Burning salvo. Ground salvo. Poi, vabbè, bisogna leggere le abilità, che cosa fa, però... Allora, lei sta andando un po' a fuoco. Lui è ancora messo bene, ma noi... Bene, 70 di vita, 141. Sì, beh, finché resti infuocata. Bene. Ok. Quegli idioti... Ok, no, è fuggita. Bravi, bravi, ragazzi. Livellato. Questo era un flashback, diciamo, di quello che è successo nel frattempo. Noi eravamo a fare il primo combattimento, poi arriviamo anche noi in base, la sfida completata, completare la base, insomma, arrivare fino a questo punto. Qua abbiamo le quest da accettare che il gioco ci sta dando, abbiamo i personaggi da usare, quindi abbiamo la mappa. Qui vabbè, la nostra base, qui abbiamo l'inventario e le varie abilità e armi che hanno in dotazione i nostri Sara, Fernando e Indy, quindi possiamo andare a prenderle dall'inventario della base un po' alla State of Decay. Qua abbiamo la possibilità di vedere le loro abilità, passabilità questa di forza, questa a distanza e questa di sopravvivenza. Poi qui abbiamo le quest. Quindi possiamo andare a selezionare le quest, side quest, quelle che abbiamo fatto, completato, fallito, le quest del campo e le quest della storia, le fazioni, lo standing con le varie fazioni, dalla US Army, che è la più importante, gli Independents e gli Smugglers. Qua abbiamo la run corrente. Con i nostri risultati, e qua il menu per uscire, e qua le risorse che possediamo al momento. All'interno della base ci sono l'outfitter che ci permette di craftare cose, ci permette di fare aumentare il rank della stanza, ci permette di craftare cose. Ovviamente, più aumentiamo il rank, più craftiamo cose di un certo tipo. Abbiamo l'armaiolo, abbiamo la stazione di comunicazione, lo smith, il medicine lab e lo sleep area dove si può far riposare delle persone spendendo qualcosa a livello di cibo o acqua per fargli risalire la vita magari. E quindi qua ci dà anche quando verrà completato. Questo è Dead Age 2, carino devo dire, decisamente carino. Su Steam 17,99 il prezzo. Ha delle valutazioni per lo più positive al momento. Ringrazio ancora Evil2205 per avermelo regalato. E ora tocca a voi dirmi che cosa ne pensate. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!